case, insomma, con il cartone pressato, insomma, e legno e cartone pressato, con una base di cemento, ma appunto senza fondamenta, senza niente. E quindi lui ha scritto tutto questo libro, e ha voluto concluderlo andando proprio laddove tutto, appunto, dicevamo prima, è cominciato. In tutto questo mix di luoghi, di impressioni, ha prodotto il titolo del libro, The Game. Da noi, se avevi un amico o un cognato negli anni 70, ingegnere informatico, dice sempre lui, non è che ci passavi le sere fumando Spinelli, né pensavi che avesse in mente di sfasciare il sistema, ma lì in California il cognato aveva i capelli lunghi, Era ingegnere e aveva i capelli si lunghi. lavava poco. Si chiamava Hacker e spendeva tutto il suo tempo in oscuri laboratori di computer e sul mondo aveva un'idea molto elementare, quasi fissa, era tutto da rifare. Di fatto, in quei tempi, in California, se c'erano 10 ventenni, il modo di vivere dei padri faceva schifo. Cinque sfilavano contro la guerra in Vietnam, tre praticavano il libero amore su un pulmino Volkswagen e due stavano in un laboratorio a programmare videogame. Noi viviamo nella civiltà immaginata dagli ultimi due, appunto, i due che stavano in un laboratorio a programmare videogame. Chi ha sintetizzato tutto questo nel modo migliore è Stuart Brand. Un beat che girava giubbotto di daino con le frange. Danny Chopper in Easy Rider. Sì, infatti. Si faceva con l'LSD, quindi viveva gli effetti dell'LSD. Nel frattempo bazzicava i migliori laboratori scientifici di informatica. Beh, un bel mix. Una volta disse in una intervista: puoi cercare di cambiare la testa della gente, ma perderai il tuo tempo. Quello che puoi fare è cambiare gli strumenti che usa la gente. Fallo e cambierai la civiltà. Lo scrisse in un articolo che poi è diventato mitico. Era un reportage su un oggetto preciso, Space War, il primo videogioco della storia. E lui scrisse che questo videogioco è la sfera di cristallo in cui si può leggere il futuro della scienza informatica. Ecco, a me è piaciuto molto Beh, ripeti il titolo? il titolo è The Game, il gioco. È piaciuto molto. Credo, non sempre, insomma, mi è piaciuto l'autore. Barrico. Barrico, però insomma, Qui hai trovato spunti più interessanti. spunti interessanti, la sua ironia, insomma, È un invito alla lettura. è un invito alla lettura. Sicuramente. Mandiamo un altro. Invece noi mandiamo l'invito ad ascoltare musica. Govan Mule, The Man I Want to Be, è dall'ultimo album Revolution Come, Revolution Go, appunto dei Govan Mule, che è una band di punta del nuovo Southern Rock statunitense. Ascoltiamo questo brano, The Man I Want to Be. Thank you.
ticket, baby. I think I might have to cash it in. Maybe coming home would be the best thing for me. You see, I don't want to lose it, but if I do, nobody wins. And I know it's up to me to make it right this time. Things I want to say, some things I finally realize. The absence makes the heart grow fonder. I don't know if that's really true. Torniamo in trasmissione e naturalmente facciamo, intanto salutiamo i nostri ascoltatori, ci auguriamo che nella prossima trasmissione di avere qualche notizia buona rispetto alle questioni del governo del paese. Non ho tutta questa fiducia, però insomma vorrei che si avverasse questa speranza. Però vediamo, staremo a vedere. La cosa positiva per adesso è che la borsa tiene e lo spread pure. Ecco, appunto, finché dura. Nonostante appunto la questione dei dazi, che insomma a inizio, anzi a fine mese, ci ha dato una bella botta, la questione dei dazi tra Cina e USA. E la prossima volta dovremmo parlare di sviluppo sostenibile, cosa che abbiamo già accennato osservando i programmi
proprio anche con Roberto Di Giovan Paolo, i programmi dei vari partiti, e praticamente la questione dello sviluppo assente, l'ambiente, ma non con l'impostazione che ne hanno dato purtroppo i Verdi, che appunto poi sono stati puniti sotto questo punto di vista, perché sono diventati il partito dei divieti e basta, non della proposta, no? di uno sviluppo diverso, ma di sviluppo bisogna parlare, non della decrescita. Quindi questo è il punto. Comunque di questo parleremo in modo più completo, più anche sostenuto da un discorso un po' più articolato e da qualche dato la prossima volta. E quindi salutiamo i nostri ascoltatori. Buonasera a tutti, che hanno avuto la pazienza di ascoltarci per tutto questo tempo. Salutiamo anche coloro che non ci hanno ascoltato adesso, ma lo faranno, ci ascolteranno sicuramente, ci ascolteranno in podcast, e ci diamo appuntamento tra due settimane, appunto sperando che ci sia qualcosa di nuovo sotto il sole italiano. E io vi saluto con l'ultimo brano. Siamo passati dal gospel a Bob Dylan, dal blues acustico degli inizi fino a quello elettrico delle band sudiste. Ci sembra quindi naturale concludere questo piccolo excursus nel meglio della cultura musicale americana del Novecento con i Lynyrd Skynyrd e la loro meravigliosa ballata rock Simple Man. Mi piace molto concludere con questa canzone in realtà, perché è bello il messaggio. È il semplice racconto di un figlio ormai adulto che ricorda l'unico grande consiglio che la madre gli abbia mai dato: just be a simple man, sii un uomo semplice. Quindi ascoltiamo Lynyrd Skynyrd in Simple Man.